è un libro che parla di casa, e questo è un posto dove io mi sento un po' a casa, perché conosco la casa, non sono solo i luoghi, sono anche le persone, quindi, e anche le emozioni che provi, e quindi ritornare qui è sempre, ma non lo dico perché sono qui, lo dico perché lo penso veramente, quindi sono felice. Un viaggio negli anni 80, e che in realtà appartengono un po' a tutti, anche a chi non li ha vissuti, sia chi è nato prima sia chi è nato dopo, perché poi quando si cresce nell'adolescenza alla fine ci si assomiglia sempre un po' tutti. Ah, ma io prendo il tuo posto. Ma no, non avevo capito. No, no, non ce la posso fare. Io senza Giampiero Pisanello non ce la posso fare. Non so cosa cambierà. Cioè, che io cosa vedo in generale è che le persone, se tu li sai raccontare delle storie, hanno ancora voglia di ascoltarle e hanno ancora voglia di aprire un libro. Però devono essere un po' guidate, e non vengono mai guidate, secondo me, se tu ti siedi sul trono e pensi di aver capito tu il mondo, mentre puoi solo dire che non hai capito. Per me è davvero un onore che Luca ha accettato il nostro invito sia a presentare il libro per la quarta, quinta volta, non ricordo adesso con esattezza, ma soprattutto che inizi con noi questo percorso di collaborazione nell'aiutarci attraverso la sua professionalità e anche la sua dedizione in questo campo a far crescere questo festival, che appunto Luca l'ha visto un po' nascere, lo sta vedendo piano piano crescere, e il supporto sarà sicuramente una co-collaborazione, come chiamiamo, una co-produzione, una co-realizzazione. Comunque sarà lui il direttore ufficiale di questo festival. No, non sono in grado, però mi vestirò bene, che è la cosa importante alla fine, no? Le giacche, insomma, fare un po' di dieta, quelle cose lì che si devono fare. Il castello ha cominciato a volare, ha ripreso vita. E grazie al Salento Book Festival noi viviamo questa cornice suggestiva del castello, ospitiamo tante belle serate insieme a tanti amici di Corigliano e amici che vengono a trovarci con l'occasione di conoscere e di ascoltare gli autori dei libri.